focus Iran e Afghanistan, e richiesta contro ogni forma di violenza perpetrata ai danni dei cittadini e delle cittadine in Iran e Afghanistan. La minoranza in sede di conferenza di capogruppo. Tre proposte che, secondo l'articolo 20 dello statuto, appunto, che va a gestire, a coordinare quelle che sono i gruppi consigliari e la conferenza dei capogruppo, secondo lo statuto, non del regolamento comunale, ma lo statuto, la conferenza dei capogruppo concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento del consiglio nel modo migliore. Abbiamo fatto una conferenza di capogruppo dove abbiamo discusso del trattamento dei punti all'ordine del giorno e la minoranza ha fatto tre proposte al riguardo, ovvero Kaulonia come Borgo Wedding Destination, la discussione sulle ferrovie, anzi sul potenziamento delle ferrovie dello Stato, e poi abbiamo anche proposto il Kaulonia Tarantella Festival 2022-2023. Tre proposte che sono state ampiamente discusse e soprattutto sono state accettate in sede di conferenza di capogruppo dal Presidente del Consiglio. Solo che il giorno dopo il Presidente ha cambiato idea, in quanto i tre punti proposti non sono stati trattati e di conseguenza non sono stati inseriti ai punti dell'ordine del giorno. Questo perché in realtà non è stato un errore, come ad oggi si vuole far credere, perché il Presidente ha seguito le regole, in quella sede ha seguito le regole. Io ho chiesto personalmente se bastasse la comunicazione in sede di conferenza piuttosto che la comunicazione formale e lui mi ha rassicurato che invece quelle erano le modalità corrette ed aveva ragione, perché lo statuto disciplina attraverso la conferenza dei capogruppo la gestione e l'organizzazione del consiglio comunale. Solo che quando abbiamo proposto il Kaulonia Tarantella Festival, il Presidente del Consiglio ci ha chiesto di non parlarne. E allora ho ancora insistito, i capogruppo sono qui presenti e lo possono testimoniare, ho ancora insistito dicendo noi abbiamo delle proposte da fare perché siamo nei tempi tecnici per poterlo fare, perché veniamo da un anno, 2022, dove mentre attendiamo insomma dei chiarimenti, adesso abbiamo i tempi per poter proporre le nostre iniziative e per poter far diventare il Kaulonia Tarantella Festival oggetto di consiglio comunale. E invece non è stato così. Qualcosa mi fa pensare, poiché ci è stato richiesto di non parlare del Kaulonia Tarantella Festival, che il motivo di non inserimento di questi tre punti sia proprio questo. Io non sono arrabbiata, non cerco di non essere veramente arrabbiata con nessuno, perché non c'è da arrabbiarsi e non c'è neanche da avere atteggiamenti aggressivi o infastiditi, c'è semplicemente da raccontare la verità e a raccontare le cose così come sono andate. In questo paese, che piaccia o non piaccia, esiste una minoranza che ha e vuole dire il suo parere sulle questioni che sono comunali. Poi, se la minoranza non è neanche non ha neanche la facoltà di seguire, di vigilare, di attenzionare le questioni del paese, allora è il caso di dirlo esplicitamente. Però su questa questione mi fa pensare il fatto che il Kaulonia Tarantella Festival forse sia stato l'argomento che ha di conseguenza boicottato gli altri due, in quanto è un argomento che forse non vuole passare alla discussione del consiglio comunale. Questa è una domanda che faccio a voi,
È un argomento per il quale volete presentare direttamente un programma senza condividerlo con nessuno? Questa è una domanda che faccio a voi. Noi avremmo delle proposte perché siamo nei tempi per poterlo fare, quindi proponiamo per esempio che ci siano dei bandi pubblici in questo caso perché consentano di arrivare al festival nei tempi tecnici e nel miglior modo possibile. Presidente, io come dicevo prima non sono arrabbiata, mi creda, sono un po' delusa, questo sì, sono un po' delusa perché credo che in realtà la sua persona è stata compromessa, in questo caso, è stata compromessa dal ruolo che forse ha la sua maggioranza, perché lei non può essere nelle mani né del sindaco, né del vice sindaco e né di altri. Lei è una figura autonoma, lei è una figura che deve garantire il consiglio comunale e deve garantire ogni singolo consigliere che è seduto qui a questo tavolo. Io credo che la situazione sia molto chiara, perché in realtà lei rappresenta anche un gruppo, dipende da noi, un gruppo che in questa maggioranza è stato proprio messo negli angoli, un gruppo che non ha un posto in giunta, un gruppo che si è dovuto adattare a quelle che sono state altre scelte, un gruppo che non ha avuto l'importanza che meritava. Perché voi rappresentate 1.000 persone, forse anche più, ed è esattamente lo stesso numero che rappresenta la minoranza. E allora io dico, se non lo volete fare per rispetto di voi stessi, se non volete essere leali con voi stessi, allora almeno cercate di esserlo nel rispetto dei cittadini e delle persone che vi hanno votato. Stasera avremmo voluto discutere di, tra l'altro avevamo chiesto in conferenza di capogruppo di fare una discussione, perché poi saremmo voluti arrivare alla stipula di un regolamento comunale fatto insieme alla maggioranza che andava a regolamentare il Caulonia Wedding Destination e volevamo instaurare, creare una collaborazione proponendo un tavolo tecnico per discutere con le ferrovie, con gli enti competenti e capire se ci poteva essere la possibilità di potenziare le ferrovie. Scusi, consigliere Franco, allora, onde, la ringrazio concludo. Per la sua sensibilità. Io dico solamente che purtroppo, come dicevo prima, gradirei solamente delle risposte. Perché questo trattamento alla minoranza e poi... Vorrei fare una domanda, se è legittima, se per caso qualcuno di voi o qualcuno del Consiglio Comunale mi ha per caso denunciata solo perché io svolgo la mia funzione da consigliere di minoranza. Questa è la mia domanda esplicita che noi facciamo. Annuncio solo che protocolleremo ovviamente un Consiglio Comunale urgente rispetto ai punti che ho citato.